Cari amici, oggi parliamo di patate, cipolle, aghi, come acquistarle e come conservarle a casa. Iniziamo subito. Patate. Quando andiamo ad acquistare le patate, se possibile, non le comprate in sacchetti, ma compratele sfuse per poterle selezionare. La prima cosa da considerare, la dimensione. Una patata più è grande e più è omogenea, meno sarà lo scarto che faremo quando la andiamo a pelare. Questa mi darà più prodotto. In più, per le patate piccole abbiamo maggiore capacità di scambio con l'aria, si disidratano più velocemente delle patate grandi. Quando le andrò a conservare, queste dureranno di più. Andiamo a vedere una cosa importantissima. I cosiddetti occhi, che sono i punti dove partono le gemme della patata, devono essere spenti, cioè non germinate. Mai in queste condizioni. Seconda cosa, evitiamo di prendere patate ferite. Infine, le patate devono essere belle e turgide. Se sono morbide, cominciano a disidratarsi e probabilmente l'amido si è anche in parte trasformato in zuccheri semplici, cosa che le rende meno conservabili. Patate turgide, grandi, occhi spenti. Passiamo alle cipolle e all'aglio. Anche nelle cipolle, niente getti partiti. Dobbiamo evitare che la cipolla abbia delle zone che cominciano a mostrare imbrunimenti ed eventuali marcescenze. Al tatto devono essere belle turgide e non devono cedere. Anche in questo caso, i bulbi più grandi sono sicuramente quelli che riusciranno a resistere più a lungo. Adesso andiamo a casa e dobbiamo conservarle. Che cosa dobbiamo fare? Le mettiamo in frigorifero? No, le patate, le cipolle e l'aglio non possono andare in frigorifero per diversi motivi che adesso andiamo a spiegare. Per la patata, in particolare, temperature al di sotto dei 6-7 gradi inducono la trasformazione dell'amido in zuccheri semplici. Una volta che la patata si è arricchita di zuccheri semplici, quando la andiamo a cuocere, avrà la sgradevole colorazione scura nerastra. Questo perché i zuccheri semplici reagiscono poi con le proteine e ad alte temperature si imbruniscono. Di conseguenza, se le manteniamo in frigorifero, diventa dolce, riesce a marcire più velocemente, ma in particolare in cottura diventa scura. Per quanto riguarda cipolle e aglio, invece, possono stare a 0 gradi o intorno ai 0 gradi e durare molto a lungo conservate a quella temperatura. Ma quando ci spostiamo già a 4-5 gradi fino a 20 gradi in questa finestra di temperatura sono stimolate a germogliare. Quindi o ci teniamo vicini a 0 gradi oppure dobbiamo stare sopra i 20 gradi. Sia le patate che le cipolle non vanno tenute in un ambiente umido perché l'umidità permette lo sviluppo di tutta una serie di microrganismi. In particolare parliamo di penicillium. Per i bulbi parliamo di altri microrganismi per la patata, ma il risultato è lo stesso, marciscono. Quindi devono essere asciutte. Poi non devono vedere la luce, perché la luce stimola la germogliazione, ok? E quando questi germogliano, per le cipolle e per l'aglio il problema è che il germoglio si consuma il bulbo. Per quanto riguarda la patata, è vero anche questo, ma la cosa che ci preoccupa di più è che il germoglio produce solanina, la stessa sostanza che viene prodotta se in presenza di luce la patata diventa verde. In particolare c'è da dire anche che le patate rosse non diventano mai verdi all'occhio. Noi vediamo il verde solo quando le sbucciamo, sotto diventano verdi, ma la buccia rimane rossa, quindi fate attenzione. Che cosa succede alla patata che fa il germoglio o la patata che diventa verde? Produce un alcaloide che si chiama solanina, infatti prende il nome proprio dalle solanacee, che voglio dire è la famiglia a cui appartiene la patata. La solanina è tossica, ci fa venire mal di pancia, quindi le patate verdi, le patate ricche di germogli di almeno 3 cm tutto intorno alla patata non possono essere più consumate. Alcuni mi hanno commentato nei miei reel, ma come mai le patate negli ultimi tempi germogliano mentre prima quando le conservavo non succedeva? Non tutti sanno che c'è una sostanza che si chiama clorpofam che è in grado di impedire
alle patate di germogliare. È un trattamento post raccolta, quindi per la conservazione. Però la Comunità Europea nel 2020 ha vietato questa sostanza e di conseguenza dal 2020 ad oggi avrete notato che le patate germogliano molto più facilmente, proprio perché manca il clorprofan. Per quanto riguarda i rimedi del contadino, non so se vi è capitato di vedere che per conservare le patate suggeriscono di aggiungere una mela. La mela cos'è? È un frutto climaterico. Durante la maturazione produce una grande quantità di un ormone gassoso che si chiama etilene. È l'ormone della maturazione. Mettendo una mela vicino ad altra frutta, o una banana o una pera, noi facciamo in modo che gli altri frutti maturino più in fretta. Per quanto riguarda invece i germogli, l'etilene può avere due effetti, attenzione, non uno solo, due. Può stimolare lo sviluppo del germoglio oppure lo può mandare in dormienza. Allora è un problema, bisogna capire come funziona. Tutto dipende sia dalla concentrazione di etilene, sia dalla concentrazione di altri gas come l'anidride carbonica e anche dall'aerazione e quindi dell'ambiente. Allora quello che vi voglio dire è: sì, è possibile che la mela possa produrre dormienza al germoglio, quindi rallentare la formazione dei germogli. Però potrebbe anche accadere il contrario, se voi non avete le patate mantenute in un ambiente perfettamente areggiato. Di conseguenza, forse possiamo evitare di mettercela la mela. A questo punto, quindi, per completare il discorso, vi faccio vedere come le conservo io. Questo ad esempio è il mio portapatate. La scatola ha dei piedini sollevati da terra con dei fori che permette di far entrare l'aria all'interno. Poi ci sono altri fori interni che permette all'aria poi di uscire dalla scatola, ma senza far entrare mai la luce. Di conseguenza all'interno di questa scatola abbiamo i nostri tuberi perfettamente areggiati ma mantenuti al buio. Se possibile la scatola va tenuta in basso e nella stanza più fredda che abbiamo. La scatola è identica anche per cipolle ed aglio, perché il sistema deve necessariamente essere uguale, buio e areggiate, ok? Devono le patate e le cipolle in ultimo essere tenute separate. Questo perché? Perché la cipolla in particolare, quando comincia a produrre il suo germoglio, riesce a sviluppare delle sostanze che inducono le patate alla germinazione. Di conseguenza, tenere le patate e le cipolle insieme, cosa che viene fatta normalmente in tutte le case, non va bene, perché le patate germoglierebbero molto più facilmente. Finché c'era il clorprofan che ci impediva le patate di germinare, il problema era relativo, ma oggi che non ce l'abbiamo più, è bene che le patate, le cipolle e l'aglio siano separate. Oddio, cipolle e aglio possono stare insieme, ma non possono stare insieme alle patate. Questo è tutto. Spero di avervi potuto chiarire come le patate e le cipolle e l'aglio possono essere conservate nel migliore dei modi anche nelle nostre case. Buon appetito a tutti, ci vediamo al prossimo video.